Pronto sindaco? Pronto sindaco? Eccoci qua, gentile pubblico, benvenuto a quest'altra puntata con un Pronto Sindaco, secondo appuntamento con questa trasmissione dedicata alla città di Lamezia Terme, perché abbiamo in studio proprio il primo cittadino di Lamezia Terme, l'avvocato Paolo Mascaro, che insomma, ha accettato l'invito ad realizzare insomma, questa trasmissione a cadenza quindicinale in diretta con voi, quindi in diretta con i telespettatori, con i cittadini che possono porre appunto tutte le domande che vogliono al primo cittadino tranquillamente, liberamente, telefonando allo 0968 036 297. Sindaco, benvenuto. Come va? Tutto bene, tutto bene. Il mercoledì è il giorno di ricevimento della cittadinanza, quindi sono venuto direttamente dal comune. Proprio sino a 5 minuti fa ho ricevuto alcune persone. Perfetto, e allora ancora una volta il numero è 0968 036 297, telefonate appunto, il sindaco è pronto qui per darvi una risposta. Vediamo se c'è già qualche telefonata, perché sto sentendo insomma i telefoni squillare, se c'è la telefonata la possiamo già passare. E nel frattempo, sindaco, io ho notato che in questi 15 giorni la città è più pulita. Per quanto riguarda le affissioni abusive, per quanto riguarda i manifesti abusivi, parecchi luoghi sono stati ripuliti, gli armadietti Telecom ormai sono quasi privi di manifesti funebri, e alcuni punti, sto pensando per esempio alle mura dell'ex macello della sede della Multiservizi, i quali insomma, sono completamente privi di manifesti, insomma, questo ci inorgoglisce sicuramente da cittadine. Sta proseguendo quello che avevamo già detto anche 15 giorni addietro, cioè basta con affissioni abusive perché proprio deturpavano il decoro urbano della città. Vedo con piacere che sono sempre di meno coloro che pensano di poter impunemente violare le norme, e quando lo stanno ancora facendo interveniamo immediatamente sia con la rimozione e sia oramai anche con la sanzione. Ok, vediamo la prima telefonata. Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare? Pronto, buonasera, siamo da Lamezia Terme. Volevo sottoporre una cosetta alla cortese attenzione del nostro sindaco, se possibile. Sì, un attimino, posso vado in diretta, sì, posso parlare? Pronto? Come si chiama? Come si chiama? Io mi chiamo Demetrio, telefono da Lamezia Terme. Perfetto, prego. Allora, io volevo raccontare brevissimamente innanzitutto la mia storia, che in questo momento è di estrema difficoltà, perché io a giorni avrò l'udienza per la convalida dello sfratto e siamo sia moglie che marito senza alcuna fonte di reddito. Mia moglie tra l'altro è affetta da disturbo bipolare, quindi in questo momento necessita di cure particolari in questa situazione molto delicata. Voglio chiedere al sindaco come ci dobbiamo regolare, come che noi possiamo fare a vivere, visto che case il comune di Lamezia sembra che non ne voglia dare, ok? E ci siano difficoltà in questo senso. Qual è la risposta che noi possiamo trovare? È giusto, si stanno sistemando in questo momento gli zingari, per carità, è giusto, è sacrosanto, è tutto. Le persone che hanno occupato le case abusivamente, per carità di Dio, con problematiche anche più grosse delle mie, però sono ancora lì. E allora noi, che finora abbiamo rispettato la legge,
ci rifiutiamo di andare a occupare abusivamente una casa per non commettere un reato, perché mi creda sindaco, crediamo ancora nella legalità. Come dobbiamo fare? Aspetto che mia moglie si butti dal balcone e poi si dirà si poteva, si vedeva, si poteva pensare, si poteva fare? Le posso chiedere appello... da quanto tempo che è disoccupato? E dove abita? Io da più di un anno, io ho 57 anni, chiedo di tutto, sono andato a bussare 100.000 porte, promettono certo, mancano sicuro, mi guardano in faccia e mi si dice ma a 57 anni cosa pensi di fare? Buttarmi dal balcone? Dico perché non ho la possibilità di pensionarmi perché sono ancora troppo giovane per farlo, però non ho nemmeno la possibilità di portare pane a casa. Tra un po' sarò sotto i ponti. Quindi purtroppo ha già ricevuto l'avviso di sfratto? Sì, io avrò l'udienza per la convalida a giorni. Okay. Dove devo andare? Grazie. Come posso fare? Ok, il sindaco risponderà in qualche modo sicuramente. Grazie per la telefonata e tanti auguri. Grazie. Buona serata. Un problema ovviamente che è molto importante, la disoccupazione. Quando dico che il mercoledì mattina ricevo lì al comune ne sento tante, ne sento anche di similari. Allora non è che il comune non vuole dare le case, il comune le case non se le tiene per sé perché non ha nulla a che farsene per tenerle per sé. È ovvio ed è scontato che quando si tratta di alloggiate poi ci sono le graduatorie, il comune deve rispettare quelle che sono le graduatorie per l'assegnazione. Abbiamo delle graduatorie sino al 2017 e poi riformuleremo le nuove graduatorie che consentiranno anche nuove modifiche nell'assegnazione, però dobbiamo necessariamente seguire la legge e quindi seguire le graduatorie. Per quanto riguarda il caso del signore che ha chiamato, che capisco umanamente, sono situazioni drammatiche dove vi sono difficoltà enormi. Io quello che posso dire è di verificare anzitutto, poiché ci sarà lo sfratto, ci sono sempre dei fondi che la regione trasmette al comune per poter avere un aiuto economico di fatto di saldo della precedente posizione debitoria per instaurare un nuovo rapporto locatizio per quella che è la possibilità. Per il resto cerchiamo una razionalizzazione degli edifici esistenti, no? Per questo sin dal primo giorno ci siamo messi in contatto con l'ATERP per vedere quella che è la situazione e purtroppo anche dei 114 alloggi che l'ATERP ci aveva illustrato quali apparentemente libere, in realtà non è così, perché alcuni erano già con soggetti per i quali non era stata probabilmente annotata. Dovevano essere 114, ma non lo sono, perché per alcuni in realtà ci sono dei soggetti o in attesa di regolarizzazione o che avevano regolarizzato da poco e probabilmente nel dischetto trasmesso dall'ATERP ancora non era stato annotato. Altri purtroppo sono degli immobili che sono letteralmente inabitabili, altri ci sono delle occupazioni abusive per le quali abbiamo fatto le dovute immediate segnalazioni alla Procura della Repubblica e speriamo presto di poter sgomberare. Per quanto riguarda il discorso, io apprezzo molto il rispetto della legalità del signore che ha telefonato prima. E io dico solo una cosa chiara anche per prevenire. È vero, noi ci troviamo ad avere ereditato la situazione di via degli Uliveti, cioè di quelle occupazioni abusive. Attenzione, proprio in questi giorni è andata la polizia locale per verificare il mancato rispetto dell'ordinanza di sgombero, il cui termine era il 25 ottobre. Voglio rappresentare che quella è una situazione che abbiamo ereditato e quindi stiamo vedendo come gestirla, ma qualunque occupazione dovesse esservi oggi abusivamente, dico di immobili in via di completamento o di immobili di proprietà comunale, il giorno dopo noi effettueremo lo sgombero. Cioè se qui sì, si pensa... Posso interrompere? Poi riprendiamo... Sì, ci mancherebbe. È una tematica che è una delle cose drammatiche di questa città, l'assenza totale di lavoro e le situazioni di disperazione sociale nelle quali vivono tante famiglie, che è veramente la cosa che ci fa star male e vorremmo trovare delle soluzioni che per un'amministrazione è difficile trovare, se non cercando di risviluppare la macchina produttiva del lavoro, che è quello che a monte evita che a valle si verifichino queste situazioni. Pronto, abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Buon pomeriggio, con chi parliamo? Deve cortesemente abbassare il volume del televisore, altrimenti fa ritorno in studio, grazie. Va benissimo. Ascoltare solamente al telefono, ascoltare e parlare. Prego, allora con chi parliamo? Con questo di l'acqua. Prego, prego.
già circa un mese fa, un mese e mezzo, due mesi fa, avevo fatto il colloquio con il sindaco, io, mia moglie, e c'era pure mio cognato, Bevilacqua Damiano, che abbiamo dato. No, no, abbiamo qualche difficoltà sulla telefonata. Sta chiamando da un cellulare sicuramente, quindi c'è un po' di fastidio. Si allontana dal televisore innanzitutto. Pronto? È caduta, pronto? Prego. Allora, facciamo una cosa. Pronto? Allora, facciamo una cosa, ritorniamo nella risposta precedente, quindi lasciamo insomma il sindaco completare la risposta per quanto riguarda insomma il quesito, la domanda del primo telespettatore, e poi invitiamo questo telespettatore a richiamare e quindi diciamo a dare la possibilità anche a lui di porre la domanda. Nel dire, perché è stato fatto anche il riferimento che il signore che ha chiamato prima aveva avuto quello che quasi sembra essere un torto di aver rispettato la legge. Sì. Ho detto, noi abbiamo ereditato la situazione di via degli Uliveti dove vi erano delle occupazioni, abbiamo fatto un'ordinanza di sgombero entro 30 giorni, termine che è scaduto il 25 ottobre, abbiamo fatto adesso la constatazione del mancato sgombero degli immobili, che dovranno essere sgomberati perché lì sono opere da completare, da collaudare e da successivamente assegnare, quindi da lì si dovrà andare via. Quello che voglio dire per il futuro, perché io ho ereditato determinate situazioni, parlavamo prima dell'affissione abusiva, la stessa cosa è qui, questa amministrazione sicuramente non tollererà che vi possano essere occupazioni abusive di immobili, questa non può essere la giungla dove vige la legge del più forte o di chi prima va a violare qualcosa, quindi questo lo dico perché a me le cose piace dirle prima, se qualcuno dovesse pensare di andare ad occupare abusivamente gli immobili in via di completamento o altri immobili che siano nella disponibilità comunale, il giorno dopo noi chiederemo l'immediato sgombero perché bisogna rispettare le regole. Cerchiamo di far sì che anche si possano velocizzare i completamenti di questi fabbricati di edilizia sociale, perché questi fabbricati di edilizia sociale daranno la possibilità sia a livello locatizio e sia a livello di vendita di prezzi agevolati, e alla Lamezia vi sono diversi fabbricati di edilizia sociale che sono in via di edificazione e quasi in via di completamento. E poi stiamo cercando di sollecitare ogni giorno di più il cosiddetto piano città, quel famoso finanziamento di 25 milioni di euro che consentirà anche il completamento di immobili con molti appartamenti. È ovvio che queste sono cose a lunga gittata e nel frattempo bisogna comunque trovare delle soluzioni per tante emergenze che purtroppo ci sono. Pronto? Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io mi chiamo Anna Maria e siamo da San Pietro Lametino. Da San Pietro Lametino, prego. Sì, salve. Buon pomeriggio, signor sindaco. Io la chiamo perché mi accodo, diciamo, a una segnalazione che ha fatto lo stesso giornalista del Curi, che è lì presente, della situazione che c'è in questa piccola frazione di Lamezia. Signora, le chiedo scusa, prego la regia di abbassare un po' l'audio in studio perché è troppo alto. Prego. Prego, signora. Mi sente? Sì. Allora, stavo dicendo, volevo accodarmi, insomma, alla sua segnalazione fatta poco tempo fa con un servizio riguardo alla situazione di questa frazione di Lamezia, soprattutto per il discorso dei rifiuti. Se lei praticamente arriva all'entrata del paese si nota un accumulo di rifiuti insomma indecente, perché è veramente sporco, e non perché non passino insomma gli impiegati della missione servizi, ma perché effettivamente vengono buttati lì senza badare insomma al fatto che ne so, che si tratti di frigoriferi, divani, materassi, insomma cose che effettivamente come decoro civile fanno pensare insomma male. Posso confermare ciò che dice, perché io personalmente ho fatto proprio recentemente un servizio in quell'area di San Pietro Lametino nei pressi della stazione ferroviaria, ed effettivamente vi è un gran cumulo, insomma, una grande quantità di immondizia, rifiuti insomma ingombranti che vengono depositati abusivamente, illegalmente insomma in quel luogo, quindi insomma confermo ciò che lei sta dicendo. Ha altro da aggiungere, signora? Sì, volevo fare una seconda domanda riguardo all'apertura recente, nuovamente, dello sportello che riguarda il turismo e l'agricoltura proprio al comune di Lamezia Terme.
siccome volevo saperne di più, avevo letto che era possibile fare delle proposte, era comunque uno sportello dedicato proprio al rilancio di questo settore nella città, volevo, se possibile, maggiore informazioni. Grazie. Lo sportello del turismo. Grazie signora, grazie per la telefonata. Prego sindaco. Sì, io tra l'altro sono stato a San Pietro Lamentino domenica perché c'è stata una manifestazione in quel bellissimo parco e mi complimento anche con chi lo gestisce perché ho trovato un parco veramente bello, curato e molto accogliente. Sì, in quell'occasione si è parlato anche di questa tra i tanti problemi, perché le sono occasioni di incontro nelle quali si va per partecipare alla manifestazione, ma in realtà è giusto che si parla dei vari problemi che vi sono. Mi è stato posto un po' il problema dei rifiuti, effettivamente nelle stesse modalità con le quali diceva la signora, cioè la multiservizi passa regolarmente, però c'è questa cosidetta discarica. Non è un problema della multiservizi, perché la multiservizi passa da lì, e l'ha confermato la signora, ma lo confermavano anche domenica. Il problema che mi è stato tra l'altro sottolineato è che ci sarebbero, io so sempre il condizionale quando mi si dicono le cose, non avendole per conoscenza, sì, anche residenti in altri comuni che vanno a altri comuni che sono vicini, ove si attua e si pratica la differenziata, che vanno invece a buttare la spazzatura a San Pietro Lamentino. Quindi questo è qualcosa di particolarmente allarmante e comunque ci spinge ancora di più in quel progetto che noi stiamo portando avanti di queste telecamere amovibili, che a brevissimo, ci sono stati dei problemi tecnici, ma a brevissimo saranno su tutto il territorio comunale a rotazione, in maniera da identificare coloro che provvedono a quella discarica. L'ho visto pure io che c'era un materasso e che c'è soprattutto la zona della stazione che era anche indecente. Speriamo al più presto che si possa anche ovviare anche i cassonetti che erano lì, erano in condizioni proprio indecenti per una città quale Lamezia Terme nell'anno 2015. Anche la stazione è abbandonata, sì, anche però ovviamente la stazione è abbandonata, diciamo, non è di pertinenza e competenza dell'amministrazione comunale, anche se noi stiamo ponendo, anche grazie alle sollecitazioni di alcuni gruppi consigliare della nostra maggioranza, stiamo ponendo questo problema a RFI, alla rete ferroviaria italiana, che è quella che deve gestire un po', perché sono in condizioni di degrado sia quelle di San Pietro Lamentino, sia quelle di Incastro, sia quelle di San Biase, però quello, diciamo, sarebbe un altro aspetto. Per cui sulla tematica dei rifiuti, oltre a questa nostra implementazione fortissima che faremo sulla differenziata, perché il comune di Lamezia Terme è il comune che ha avuto di recente di fatto il finanziamento più cospicuo in ambito regionale proprio per l'implementazione della differenziata, e questo si dovrebbe perfezionare nei prossimi giorni, e quindi già andremo ad ovviare su questa tematica, poi sicuramente sulle telecamere. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto della domanda, cioè l'ufficio, sì, l'amministrazione, come aveva un po' già detto anche in campagna elettorale, ritiene che sia necessario avere nella struttura comunale proprio un ufficio che sia ad hoc destinato alle tematiche dell'agricoltura e del turismo. Quindi l'assessore Bilotta ci teneva tantissimo e sta proprio organizzando da qui a breve l'apertura di questo ufficio. Questo sarà a disposizione di tutti i cittadini della Mezza Terme, sarà di ausilio, di supporto, sì, di apporto, di concertazione, di iniziative, di anche esposizione di tutti quelli che sono bandi, occasioni di sviluppo, occasioni di impresa. Quindi sarà un qualcosa di specifico e di tematico, e sarà un punto al quale tutti i cittadini di Lamezia Terme possono far riferimento per qualsiasi iniziativa che loro stessi volessero in ipotesi sviluppare, o che dall'ufficio stesso si sviluppa indirizzato verso i cittadini di Lamezia Terme. Pronto, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Bevi l'acqua, Cosimo, di Lamezia Terme. Sì, bevi l'acqua, prego. Niente, volevo riferire al signor sindaco dei miei problemi. Siccome la dottoressa Bambana mi ha dato un alloggio a San Pietro Lamentino, e adesso farà 7 anni che mi aveva dato, da 6 mesi a un anno. Quindi lei sette anni fa ha avuto un alloggio a San Pietro Lamentino. Sì. Ok, e ora? E quindi già la dottoressa Bambana mi ha detto che ero da 6 mesi a un anno. Adesso da 7 anni che sto vivendo là, però non ci sto abitando, che mi ho costruito una baracca all'accampamento. Ok, quindi nonostante gli è stato assegnato un alloggio, un'abitazione a San Pietro Lamentino 7 anni fa,
Lei in pratica non è mai andato ad abitare, a vivere in quella casa? Cioè, un mese sono stato abitato là. Solo un mese? Per quale motivo? Siccome ci c'è una serie di problemi delle fogne, dei tetti pure che frizza l'acqua, e praticamente io quando mi ho sposato, mia suocera mi ha dato 10.000 euro di corriere a mia moglie. E quindi io per quanto riguarda l'acqua ci sono tuffati pieni di acqua, tutto quel corriere, il soggiorno, la camera da letto, la devo buttare tutta, che domani o domani chiamerò in intervista e li farò inquadrare tutto come è composto. E quindi okay. Io non sapevo dei problemi di questa casa e l'avevo accettata per quanto riguarda per poggiare il corrietto e tutto, e per la salute dei miei figli, che ho due bambini ammalati. La patologia si chiama fibrotica congenita. Allora, uno nel 2008 ha fatto il trapianto del fegato a Palermo e ho donato il 25% del fegato io. Dopo 6 giorni ho avuto il rigetto ed è morto il 14 dicembre 2008 all'ospedale di Palermo. Dopo un paio di mesi ha peggiorato l'altro fratellino, sempre trapiantato di fegato, e ci aveva 6 anni. E ringrazio a Dio, il trapianto del fegato è andato bene, l'ha fatta a Roma Bambino Gesù. Adesso il mio figlio ha 13 anni, questo che ho a casa. Però c'è. Non si può abitare come siamo composti, giustamente stiamo vivendo troppo male. A Sant'Enzo Lamentino, per quanto riguarda, la dottoressa Bambale ha segnato questi appartamenti e c'erano delle fogne interrotte, e quando hanno segnato questi appartamenti il comune ha dato una picciolata, ha messo la carta di palato per non vedere tutto l'anno che rispetto la fogna che c'era nel muro e tutto eccetera eccetera. Quindi io non sapevo questa serie di problemi e l'avevo accettato come provvisorio. Adesso da 7 anni che sono in questo appartamento. Però io di là me ne voglio andare perché c'è un altro accampamento, stanno costruendo lì. Stanno succedendo delle tantissime cose che non esistono, che prima non esistevano. Ora io ho l'avvocato Gianfranco Bevilacqua, che tutti i documenti che ho dall'ospedale e tutto, non so se al sindaco ha riferito, che mi aveva detto che doveva riferire al signor sindaco, però ancora l'avvocato Bevilacqua non mi ha dato nessuna risposta, perché sta aspettando che deve fare un sollecimento, non so, al tribunale, a Catanzaro, al comune, ancora non c'ho risposta. Io sinceramente qui all'accampamento non voglio perdere un altro figlio, io come già l'ho preso nel 2008, che aveva 5 anni mio figlio, e io ho donato la vita io ai miei figli. Ora, non so, voglio che questa questione il sindaco la prenda a cuore. Il sindaco risponderà, sicuramente ciò che potrà fare lo farà. Grazie per aver chiamato. Ma non per noi, per i miei figli soprattutto, certo, perché certo. C'è un altro bimbo di 8 mesi che ha pure i contaminanti alti, e allora domani lo devo portare all'ospedale della dottoressa Ciriaca a fare i controlli. Va bene. Perché a Sant'Enzo Lamentino, guardate, è una cosa assurda, non si può stare. Abbiamo capito. Grazie, in bocca al lupo, sindaco. Grazie a voi e buona serata. Grazie. Sì, conosco la vicenda del signore perché l'avvocato Gianfranco Bevilacqua mi ha parlato di questo e mi ha anche inviato della documentazione. È una delle tante situazioni drammatiche. San Pietro Lamentino, problemi. E lì gli alloggi, come noi sappiamo, sono degli alloggi ATERP, e lì c'è una tematica importante che riguarda l'aspetto dei tetti e della fognatura. Noi abbiamo convocato l'ATERP per sollecitare la definizione di questi problemi. L'ATERP ha a sua volta dei problemi con l'ente posta, perché lì ancora parte degli immobili sono di proprietà dell'ente posta, che per alcune avevano la competenza di la manutenzione di competenza ATERP. Sì, quindi il comune ricordiamo che quando si tratta di alloggi di edilizia popolare, il comune semplicemente il comune ha le graduatorie, sì. Nell'ambito comunale vi sono le liste, quindi la formazione, le liste delle graduatorie, quindi il comune deve provvedere all'assegnazione secondo graduatoria, ma sia il canone viene pagato all'ATERP
l'ATERP e sia è l'ATERP che deve fare i lavori di manutenzione, sì, di ristrutturazione o altro. Lì il problema è che non c'è solo il rapporto del comune che gestisce le liste e l'ATERP che è proprietario dell'immobile, perché lì vi sono parte degli immobili che sono in proprietà anche dell'ente posta, e l'ATERP ha più volte sollecitato l'ente posta per contribuire alla spesa necessaria per la risoluzione di questi problemi, e vi è di fatto una sorta di contenzioso tra di loro che sta un po' paralizzando. Noi stiamo cercando di sollecitare di continuo, io ho avuto più incontri anche con l'avvocato Gardini per conto dell'ATERP, proprio per sbloccare questa situazione, perché questo è uno specchio di quella che è la drammaticità della situazione in città. A San Pietro Lametino vi sono questi alloggi, ma i problemi quali sono? Molti sono inagibili o comunque vengono abitati in condizioni obiettivamente precarie, e ripeto, sia per il problema delle infiltrazioni derivanti dal tetto sia per il problema delle fognature. Lì vi sono state anche delle occupazioni abusive, si è probabilmente, come diceva lo stesso signore che ha chiamato, sì, adesso, quasi creato tra virgolette un secondo accampamento, nel senso che c'è una presenza forse troppo massiccia di famiglie rom, che quindi hanno un po' portato a San Pietro Lametino una loro condotta di vita, però restando quasi loro ghettizzati senza un processo di reale integrazione. La situazione del signore è veramente delicata, perché ci sono dei problemi di salute seri, tant'è che in passato l'avvocato del Bevilacqua ha anche interessato il TAR per delle pronunce, poi sono stati un po' dei problemi procedurali. Noi stiamo cercando come amministrazione comunale, però dovete capire bene che purtroppo, così come non si possono stampare soldi o creare così all'improvviso posti di lavoro, la stessa cosa è che non è che si possono realizzare alloggi abitativi così dall'oggi al domani, e quindi la situazione è realmente drammatica. Per questo, quando parlavo prima, stiamo sollecitando e stanno andando a gran ritmo i lavori dell'edilizia sociale, stiamo, sì, cercando di portare avanti quei progetti ereditati dalla precedente amministrazione, in maniera che lì in Sabutano si possano avere questi fabbricati che comprendono tanti alloggi, perché altrimenti non è che lo si riesce ad inventare, sia per la persona che viene sfrattata, sia per la persona che vive nell'accampamento, sia per la persona che si trova in condizioni anche igienico-sanitarie precarie. Ci vuole uno sforzo notevole, noi stiamo cercando di lavorarci, però con le difficoltà di un comune che domani dovrà discutere del piano di riequilibrio decennale, quindi della rimodulazione del piano di riequilibrio decennale, quindi di un comune che già dal luglio 2014 si è detto: io ho accumulato tanti debiti che per smaltire questi debiti ho bisogno di 10 anni. Questo è stato deliberato l'1 luglio 2014, cioè c'è stata la confessione dell'esistenza di una tale posizione debitoria da dover aderire al predissesto e quindi da dover aderire ad un piano di riequilibrio decennale per riportare i conti a posto, quindi aggravante nell'aggravante. Un comune con poteri limitatissimi e con la necessità ogni anno di pigliare parte delle entrate correnti e destinarle solo a pagare i debiti che negli anni precedenti sono creati. È un dato di fatto. Ok. Allora, vi ricordo 0968 036 297 il numero per parlare, per mettervi in diretta appunto con il primo cittadino di Lamezia, Paolo Mascaro. 0968 036 297. Sindaco, io vorrei parlare dei disagi che alcuni cittadini stanno riscontrando per quanto riguarda buoni mensa, il ritiro dei buoni mensa presso l'ufficio dei servizi sociali. Ad oggi com'è la situazione? Cosa si sta facendo, insomma, per un po' risolvere questa vicenda? A 360 gradi dei buoni mensa bisogna premettere che sempre in ottemperanza a quello che è stato la delibera Consiglio Comunale 1 luglio 2014, sì, che ha dichiarato il piano di riequilibrio decennale, l'amministrazione si è vista costretta a dover ottemperare ad uno degli obblighi che dipendono dall'esistenza di quella situazione debitoria, e cioè uno degli obblighi è quello di adeguare le tariffe riversando sugli utenti il 36% del costo del servizio. Questo ha comportato anzitutto il primo problema, e cioè un aumento del costo dei ticket. È purtroppo una scelta obbligata, quindi senza che l'amministrazione potesse avere alternativa da poter utilmente perseguire. Pertanto faccio un esempio: se un pasto per la fascia 0,4 mila euro, fascia 6, costava prima 0,40 centesimi, oggi costa 0,80 centesimi.
centesimi. E questo è stato il primo problema che si è manifestato, ma purtroppo non è figlio di una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma è figlio di una norma di legge la cui applicazione è conseguente alla deliberazione del Consiglio Comunale 1 luglio 2014 del piano di riequilibrio decennale. Primo problema. Secondo problema, cosa si è accertato anche sulla base di dati statistici? Si è accertato che in questa città vi era, per quanto riguarda i buoni mensa, una vendita esagerata rispetto a quelli che dovevano essere i risultati dei blocchetti che riguardavano la prima fascia, cioè la fascia 0-4000. E nel parlare e nell'ascoltare quello che veniva detto da tanti, si è saputo che nello scorso anno, col sistema che vi era di vendita dei blocchetti, molti acquistavano il blocchetto da cosiddetti 10 euro, cioè quello da 0,40 centesimi, e a loro volta lo davano o in più o allo stesso prezzo a soggetti che non avevano diritto a quella fascia reddituale. Tant'è che le statistiche davano un numero spropositato di utenti che rientravano in 0,4000 maggiore rispetto a quelli che dovevano essere. Quindi l'amministrazione ha pensato sin da subito: noi dobbiamo riportare la legalità vera, non la legalità di parola o di facciata. Legalità vera significa: se io ho una certa fascia reddituale, devo pagare per quella fascia, non debba avere degli escamotage in forza dei quali me lo faccio dare dal cugino, dall'amico, e quindi in quel modo vado a sottrarre risorse alla collettività. E allora, con la ditta, si è parlato già da luglio con grandissimo anticipo, si è parlato con la Cordamone Group, che ha vinto un appalto che vi era stato con la precedente amministrazione, che scadrà il 30 giugno 2016, si era parlato di creare un nuovo sistema che potesse dare ai cittadini la certezza del rispetto delle regole, e c'è stato prospettato la possibilità di questa tessera elettronica, grazie alla quale è ovvio che se Paolo Mascaro ha una fascia reddituale 4.000-8.000, quella è la fascia, quella è la tessera, pagherà per quella fascia e non c'è possibilità di sfuggire. Quindi si era partiti con l'idea di poter, la mensa è partita il 5 ottobre alla Mensa Terme, si era detto da parte della ditta, i tempi tecnici potranno essere che dal 19 ottobre si potrà partire con queste tessere elettroniche. In realtà vi sono stati tanti problemi, non addebitabili a dire il vero neanche alla ditta, perché poi noi come comune abbiamo un problema con una tesoreria in prorogazio, c'è una marea di problemi che ovviamente quotidianamente dobbiamo affrontare, e quindi è slittata la possibilità di poter far intervenire dal 19 ottobre la cosiddetta tessera elettronica. Slittato questo, è ovvio che comunque bisognava temporaneamente rimettere in piedi quelli che erano i blocchetti, ma non abbiamo accettato di fare in modo che la vendita dei blocchetti avvenisse come nelle precedenti annate, perché saremmo ricaduti in quegli abusi che noi dobbiamo stanare a tutti i costi. E allora si è verificato che il blocchetto si ritira presso l'ufficio della pubblica istruzione e si sono create delle file, dei disagi, di questo mi scuso, perché si è arrivati anche a un'ora e mezza di fila. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di attenuare questi disagi, ma sono stati inevitabili, perché abbiamo circa 2200 bambini che usufruiscono del servizio mensa e che quindi poi sono andati negli stessi giorni e si è creato questa lunga fila. L'altro problema un po' che si è creato, ma probabilmente è stato più un equivoco, e cioè quello che nel frattempo era quasi scaduta la prima mensilità, quindi casomai i primi 20 euro per chi ha la fascia 0-4000 erano già scaduti e andavano quasi a sommarsi con la seconda. Noi in realtà abbiamo dato le istruzioni sia ai dirigenti scolastici e sia agli uffici di fare in modo che se è scaduta la prima mensilità e quindi si porta il blocchetto della prima mensilità, non si sta col fucile spianato a dire ti è finito il blocchetto, o porti l'altro blocchetto oppure il bambino non mangia. Ma questo non esiste. Abbiamo dato modo di rientrare temporalmente di questo ritardato pagamento, ma ritardato pagamento non è che si è pagato in più, attenzione, cioè il disagio che vi è stato nella fila sul discorso pagamento non è che si è pagato un centesimo in più di quanto era stato deliberato, con la delibera giunta comunale del 21 luglio. Gli importi sono rimasti quelli, semplicemente si è creato il disagio della fila da un lato, e la particolarità
annuità che è scaduto un mese, che si paga alla fine, iniziava il secondo. Allora, alcuni hanno pagato i due mesi contemporaneamente e quindi capisco che pesano ovviamente per una famiglia pagare le due mensilità, ma noi avevamo detto ai dirigenti scolastici e agli uffici, se anche la seconda mensilità la si paga con un po' di ritardo, l'importante è che piano piano rientriamo nella normalità, questo sempre in attesa che vi sia l'entrata in funzione piena del servizio della tessera elettronica. Ma ripeto, i servizi, quello che ha fatto l'amministrazione, lo ha fatto semplicemente perché credo che su questo siamo 70.000 abitanti, siamo tutti d'accordo, i furbetti debbono essere stanati, e lo sa anche chi guidava la precedente amministrazione, perché in tanti colloqui ne abbiamo parlato liberamente, che vi erano tanti furbetti che usufruivano delle agevolazioni delle categorie a reddito inferiore per pagare ingiustamente meno di quanto per legge, per norma regolamentare dovevano pagare. Questa è un'amministrazione con la quale, lo ripeto, l'ha detto lei prima, l'esempio delle pubbliche affissioni, a noi le illegalità non piacciono in nessun ambito e in nessun campo, e piano piano vedremo di stanarle in ogni ambito, in ogni campo in cui le illegalità si annidano. E le avevo detto che c'erano tante illegalità in campagna elettorale, lo dicevo, attenzione che l'illegalità si annida in maniera subdola in tante parti, e noi le dobbiamo stanare tutte. 0968 036 297 per intervenire in diretta. Ripeto, 0968 036 297. Sindaco, io vorrei parlare di una struttura che è stata costruita un bel po' di anni fa, ma che è abbandonata, non è stata mai utilizzata, cioè il mercato ortofrutticolo di Contrada Rotoli, di località a Rotoli. So che ha avuto anche un incontro con le associazioni di categorie, con le associazioni agricole. E ad oggi la situazione com'è e cosa si sta muovendo per, insomma, aprire finalmente questo punto che appunto per questo settore potrebbe essere sicuramente importante? Sì, quella è una struttura che è bellissima, ci è andato, è veramente una struttura dalle grandi potenzialità. Lì il problema temporale qual è stato? Lì è stato, vi è il regolamento che addirittura mi sembra che sia di maggio del 2012, poi era stato fatto il bando al quale avevano poi partecipato 5 ditte, di queste 5, 4, perché lì sono 8 i box cosiddetti interni, quelli del mercato ortofrutticolo e florovivaistica all'ingrosso. 4 avevano anche sottoscritto quella che era la convenzione, se non che non hanno mai dato il via. Quando noi ci siamo insediati proprio per cercare di sbloccare, abbiamo cominciato a scrivere a queste ditte e le abbiamo anche sollecitate. Da ultimo abbiamo dato un termine perentorio per partire effettivamente, altrimenti si sarebbe ripartiti di nuovo col bando di gara. Posso interrompere per qualche secondo? Prendiamo la telefonata e poi ritorniamo a parlare appunto del mercato ortofrutticolo. Pronto? Con chi parliamo? Buonasera, sono Antonio da Lamezia. Prego. Senta, intanto buonasera. Buonasera. Sente? Sì, 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 buonasera. Prego, prego. Ecco, io volevo fare una domanda al signor sindaco, se è possibile. Prego, come no. Ecco, io ho 51 anni. Sì. Ecco, e non ho un lavoro. Come si svolgerà questa cosa a Lamezia, se il sindaco farà qualcosa o no? È una domanda che già purtroppo è stata fatta prima, sicuramente il sindaco le darà anche lei una risposta, però grazie nel frattempo, grazie per aver chiamato. La disoccupazione, sindaco, la gente ovviamente vuole lavorare, i casi drammatici sono veramente tantissimi e sono ancora più drammatici quando appunto si tratta di persone oltre 50 anni. Sì, ma quando prima abbiamo parlato, faccio l'esempio concreto dell'apertura dell'ufficio agricoltura e turismo, è proprio per cercare di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Quando io da subito, appena insediato, ho preso un po' l'elenco delle opere pubbliche per vedere se vi erano ritardi, per esempio vi era qualche problemino tecnico sul palazzetto dello sport, per esempio vi era qualche intoppo burocratico sul parco Avventura Sorvolandia, per esempio ancora sul parco delle acque, anche ieri pomeriggio alle 15.30 mi sono visto con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, però è un appalto che non parte da tanto tempo. Noi stiamo cercando un po' di sollecitare il palazzetto dello sport, sta lavorando a ritmo pienissimo, proprio sta andando
per fortuna da un mesetto stanno lavorando veramente ogni giorno in maniera molto, molto massiccia. E quando abbiamo intrapreso quest'ottica e questa politica di andare proprio a cercare di rimuovere ogni laccio che stesse frenando la partenza delle opere pubbliche, stamattina mi sono interessato per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico lì a San Biase, alla Mezza Terme San Biase, cioè sono tutte cose che debbono favorire un po' la creazione dei posti di lavoro, e su questo noi andremo. Quando stiamo cercando finanziamenti, le dicevo prima sull'implementazione della differenziata, un finanziamento importante da parte della Regione Calabria, è vero che è finalizzato per l'80% all'acquisto di mezzi, però anche i mezzi, i macchinari sono cose che hanno sempre la necessità dell'apporto umano e quindi della possibilità di implementare l'occupazione. Quando abbiamo presentato due progetti per l'8 per 1000 per cercare di avere l'approvazione e quindi la partecipazione di questi contributi, quando stiamo partecipando al bando Area Degrada, stiamo cercando di fare in modo che vi sia la possibilità di creazione di posti di lavoro. A questo si affiancano agricoltura e turismo e tutti gli altri aspetti, però l'amministrazione comunale non è che i costi di lavoro riesce, non sappiamo, io sa come vorrei che si potesse ovviare, c'è una macchina comunale che ha in pianta organica 430 posti, e ne mancano 110 in organico, però il piano di riequilibrio che ho ereditato mi impedisce di fare assunzione, al di là di quelle che sono state le limitazioni alle assunzioni da leggi nazionali che tutti conosciamo, quindi con le percentuali di blocco, ma noi abbiamo un blocco totale, quindi magari si potessero allentare questi blocchi e si potessero fare anche dei pubblici concorsi per assunzione al Comune. 110 ne mancano, e su 430, 110 sono tanti, tanti, tanti. Quindi stiamo cercando in tutti i modi, perché capiamo che il vero dramma è lì, è da lì che partono poi le lamentele se un ticket costa 0,80 invece 0,40, perché è ovvio e scontato che se in quella famiglia che deve comprare il ticket a 0,80 ci fosse una persona che lavora, ma tutti direbbero grazie che un pasto costa 0,80, cioè l'equivalente di un caffè. Il problema è che se una famiglia purtroppo ha entrate zero, anche quello che è il costo di un caffè per un pranzo sembra caro, e per questo parte tutto da lì. Allora, 0968, ancora una volta il numero è 0968 036 297. Quindi abbiamo un consiglio comunale importantissimo. Perché? Perché ripeto che questa è una città ed è un consiglio comunale che l'1 luglio 2014 ha deliberato il piano di riequilibrio decennale, cioè ha preso atto dell'esistenza di una massa debitoria ingente, e prendendo atto dell'esistenza di una massa debitoria ingente ha ritenuto di aderire al cosiddetto predissesto, e da quello sono partite le conseguenze. Noi abbiamo rimodulato quel piano di riequilibrio, perché la legge, sempre il testo unico enti locali, consente alle amministrazioni subentranti di rimodulare il piano di riequilibrio, e per fortuna abbiamo adottato questa scelta, perché tra le altre cose medio tempore è anche intervenuta la sentenza ICOM, che nel piano di riequilibrio iniziale prevedeva in maniera anche molto chiara, prevedeva 10 milioni di esborso, non si capisce perché 10, se si perdeva la causa c'era una perizia di 22 più con interessi e spese, quindi andava almeno 25, se si vinceva era zero, però si è ritenuto di inserire così 10 milioni in quel piano di riequilibrio, 1 milione di euro all'anno, quindi l'abbiamo rimodulato eliminando questo, abbiamo rimodulato come obbligo perché c'è stato l'accertamento straordinario dei residui, che è stata la modifica normativa che è intervenuta nei mesi scorsi, abbiamo riaggiustato sia quelle che sono le passività potenziali, sia abbiamo implementato la documentazione a supporto, perché quello era un piano di riequilibrio che era stato adottato in Consiglio Comunale l'1 luglio 2014, ma le elezioni sono state il 31 maggio e il 14 giugno, ancora il Ministero non è che aveva provveduto sull'approvazione, anzi aveva fatto delle richieste che solo in parte erano state evase dall'amministrazione, quindi era un piano di riequilibrio che poteva essere traballante, e il piano di riequilibrio decennale traballante portava al dissesto, che noi comunque vogliamo evitare assolutamente. Allora, ritorniamo, Sindaco, al mercato ortofrutticolo, poi quindi, ci accingiamo a chiudere questa diretta. Vi ricordo 0968 036 297. Sul mercato ortofrutticolo stavo dicendo che il problema, noi abbiamo fatto le diffide ai cosiddetti aggiudicatari per la stipula della convenzione, ma nessuno di loro ha aderito, e quindi noi stiamo ripartendo con un nuovo bando, cercando sempre di più
e ancor di più di favorire la partecipazione, perché sai, io ho avuto degli incontri anche con le associazioni che sarebbero interessate anche all'utilizzo degli spazi esterni, perché lì ci sono spazi esterni anche enormi, però anche la loro richiesta di utilizzo degli spazi esterni è ovviamente subordinato al fatto che gli spazi interni, cioè i famosi 8 box del mercato ortofrutticolo e florovivaistico all'ingrosso, fossero occupati, perché quelli poi fanno da traino. E noi ci puntiamo molto, perché se parte questo mercato lì in località Rotoli può veramente avere quello sviluppo che sicuramente dovrà avere in questi anni. Sicuramente le dovrà avere. E poi è una bellissima, sono... una bellissima struttura ed è peccato. È una bellissima, struttura, sì, è una bellissima struttura che era depreziata totalmente. Adesso c'è anche un servizio di vigilanza che comunque sta per fortuna impedendo il reiterarsi di ciò che era avvenuto in passato, perché c'erano furti, c'erano danneggiamenti, però è una struttura che deve partire, altrimenti resta una cattedrale nel deserto inutilizzata. Sindaco, io vorrei parlare un po' di politica, andiamo un po' anche a parlare di politica, per quanto riguarda il ricorso presentato da quattro candidati al Consiglio Comunale non eletti, ricorso al TAR, il giorno 13 ci sarà un'udienza. Quindi domani. Questa è stretta, quando è domani è giovedì? Oggi è giorno 11, venerdì dopo domani, è stretta attualità. Venerdì, quindi per presunte irregolarità che si sono avute in 27 sezioni appunto elettorali. E nel caso appunto il TAR desse ragione a questi ricorsi, cosa andrebbe a cambiare in seno al Consiglio Comunale? Ma allora, il TAR potrebbe A. rigettare il ricorso, B. accogliere eventualmente integralmente il ricorso, quindi far votare in tutte le sezioni, C. accogliere il ricorso limitatamente solo ad alcune delle sezioni, ove eventualmente il TAR dovesse rinvenire che effettivamente le stesse si sono svolte in maniera irregolare. E bisogna tornare a votare in quelle sezioni per le quali il TAR dovesse riscontrare elementi di irregolarità tali da dover ricondurre i cittadini di quelle sezioni al voto. Da parte dell'ufficio elettorale sono state riscontrate delle irregolarità? Ma lì ci sono comunque i verbali degli uffici elettorali che sono stati trasmessi, vi è stata comunque la regola di proclamazione. Io è ovvio, ho tale fiducia nella magistratura che non voglio mai fare commenti su procedimenti giudiziari in corso. Posso dire che il Comune di Lamezia Terme si è costituito per il tramite del proprio ufficio legale, ci tengo a dire che il Comune di Lamezia Terme non ha ritenuto assolutamente di rivolgersi ad avvocati esterni per caricare sui cittadini eventuali spese, ci mancherebbe. Quindi noi abbiamo il nostro ufficio legale con gli avvocati convenzionati. Io ho letto la difesa che è stata formulata dagli avvocati del Comune di Lamezia Terme, e a mio parere è una difesa convincente sia sotto profili di inammissibilità e di altri aspetti, e sia anche nel merito. Quindi se devo dare una mia sensazione, io credo che possa essere rigettata, altrimenti vuol dire che, rispettando quello che è il dettato della magistratura, si tornerà a votare in 2, 3, 5, 7, 8, 10 sezioni che il TAR dovesse ritenere. È un problema che, come leggevo oggi da alcune note giornalistiche, riguarda non tanto il sindaco, perché c'ha la cosiddetta prova di resistenza, c'ha oltre 6.000 voti di vantaggio, e quindi non potrebbero mai essere inficiati. Il sindaco è Paolo Mascaro, resterà Paolo Mascaro. Sì, il sindaco resta Paolo Mascaro. Ma ripeto, è giusto che ognuno si rivolga alla magistratura, perché la magistratura deve dirimere eventuali dubbi che si possano avere sulla regolarità. Quindi personalmente, con grandissima serenità, attendo di conoscere quello che è l'esito del giudizio, e qualunque esso sia, la nostra attività andrà avanti e comunque ottempereremo a quello che i magistrati riterranno di dire e di fare. Allora, ultima domanda e poi andremo in chiusura di trasmissione. Alcune segnalazioni pervenute all'interno alla nostra redazione sono state rivolte al quartiere Calia di Lamezia Terme, un quartiere che in questi anni è stato un po' abbandonato ed è tra l'altro in forte pericolo idrogeologico, perché è una zona un po' particolare, a rischio frane, Come si sta lavorando per questa parte di Lamezia? E lì vi era stato comunque l'approvazione e il finanziamento di un progetto, e quindi si sta lavorando proprio per eliminare o quantomeno fortemente attenuare quelli che sono i pericoli di frane, perché lì effettivamente è una zona dove c'è una criticità particolarmente elevata. Quindi a livello strutturale si sta intervenendo con questi lavori che sono frutto di questo progetto già finanziato. Per quanto riguarda più in generale quella che è la sicurezza, per quanto riguarda il
Corso dei Fiumi. Giornalmente stiamo provvedendo noi come amministrazione, sì, per il tramite della pregevolissima opera di chi con noi sta collaborando, a fare una pulizia pressoché giornaliera. Certo, sono tanti i corsi d'acqua che sono presenti in città, e soprattutto in questo periodo estivo, come si andava a ripulire le canne, quasi dopo 10 giorni rispuntavano. Quindi è stata una battaglia dura, però chiunque, faccio un esempio, se in questi giorni si percorre via del Progresso si vede una pulizia che probabilmente non c'era mai stata lì lungo gli argini che proprio costeggia via del Progresso, e si sta continuando a far questo. Adesso so che non so se hanno già iniziato lì nella zona di Caronte, anche si sta provvedendo, quindi continuiamo a tenere, a monitorare la sicurezza. Per Calia credo che da qui a qualche mese la situazione dovrebbe essere più tranquilla. Bene, ed è finito anche questo quest'altro appuntamento con Pronto Sindaco, appunto questa trasmissione che realizziamo ogni 15 giorni con il primo cittadino di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. Quindi ci rivedremo, Sindaco, tra 15 giorni nuovamente in diretta per dare la possibilità a voi, amici spettatori, appunto, di fare le domande che volete al nostro primo cittadino. Grazie, Sindaco. Grazie, e buon lavoro. Grazie dell'opportunità che mi ha data. Grazie a lei. Grazie. E continuate a seguirci. Ancora grazie. Pronto Sindaco. Pronto Sindaco.